quella ad esempio dei contratti a termine, no? Questo diventa un problema per molte, molte aziende. Allora, felice dell'Europa, ma questo nodo dei contratti a termine rimane ancora sul tavolo, quindi ci sono molte aziende che nell'incertezza non rinnoveranno dei contratti. No, ma nel decreto, insieme al pacchetto che adesso vareremo col prossimo scostamento, insieme alle misure che sono in via di definizione sulla proroga degli ammortizzatori sociali, ma anche l'introduzione di meccanismi di incentivo alle assunzioni, di decontribuzione, ci sarà anche la proroga della misura che già abbiamo varato, e cioè dell'estensione alla fine dell'anno del non obbligo di causale per il rinnovo dei contratti a termine dopo i primi 12 mesi, che è una misura che serve appunto a evitare un Ecco, ma disincentivo in questa fase, ma è lei una ce misura l'aveva su cui detto. siamo d'accordo. Avevo Ma lei detto no, che ce l'avremmo l'aveva fatto, detta l'avevamo sì. così, proprio qua, solo Esatto. che poi vedendo la prima seduta di questo articolo sembrava fosse limitato soltanto ai contratti che erano stati sospesi dal Covid, solo per il tempo della O vale per sospensione, tutti? oppure No, varrà non per sarà tutti. per i nuovi contratti, sarà per i rinnovi Cioè, di quindi tutti i quelli che contratti a scadono, termine, certo, quelli che scadono tutti. si potranno rinnovare senza causale, ma già si possono rinnovare, non cambia nulla, sono i 2 anni, E ma no, ma dopo solo i per il 12 tempo di mesi. sospensione, No, solo per il tempo del nel Covid. decreto precedente questa deroga è fino al 31 dicembre, il 31 agosto sarà fino al 31 dicembre, Fino ma a l'avevamo dicembre, già per deciso, non è una tutti. notizia Quindi particolarmente non così viene penalizzato sconvolgente. chi.